Ancora una volta il Covid minaccia il girone F di Serie D. 4 casi sono stati rilevati ieri nell'ultimo ciclo di tamponi effettuato nel gruppo squadra del Castelnuovo. La compagine del Vomano era una delle poche finora risultate immuni al focolaio, ma il virus ferma anche i neroverdi di Guido Di Fabio. C'è l'ufficialità del rinvio del match di domani col Vasto Girardi, ma a questo punto è praticamente scontato il rinvio anche dei prossimi due derby: il recupero di Pineto, che era calendarizzato per mercoledì prossimo, e quello con la Vastese di domenica prossima. Non bastasse la situazione del Castelnuovo, anche l'Aprilia è stata investita da un nuovo focolaio ed è stata rinviata la partita di domani a Rieti. Brutte notizie per un girone F che ha visto già più volte rimodulata la pianificazione dei recuperi, e un eventuale stop di due squadre per circa un paio di settimane è una ulteriore complicazione in vista di una chiusura del campionato già posticipata al 13 giugno. Dunque, dopo due domeniche di stop per dare spazio ai recuperi, domani il campionato torna non al completo, ma con 7 partite. Tra queste spicca il derby dell'Aragona tra Vastese e Notaresco, partita delicata, un po' perché il match di andata ha lasciato qualche ruggine, un po' perché la classifica incombe per entrambe. C'è pressione sul Notaresco, che dopo il KO di mercoledì col Pineto non può più sbagliare se non vuole lasciare la strada libera al Campobasso, che ora è distante 5 punti. Epifani recupera Cancelli, mentre è ancora in forte dubbio Banegas, l'uomo in più di questa stagione, ma la cui assenza anche mercoledì si è fatta sentire. Con alcune partite ancora da recuperare, la Vastese si sta tirando fuori dalla zona playout e domani punta alla continuità e a inanellare il quarto risultato utile consecutivo. Lasciatasi alle spalle la zona più calda della classifica, il Pineto di slancio guarda al quinto posto, dove c'è un Matese che ha 5 punti in più ma anche 3 partite in più. Domani ghiotta opportunità per la squadra di Pomante, che ospita il fanalino di coda agnonese. Mancheranno l'infortunato Esposito e lo squalificato Galeano. Partita facile sulla carta, ma c'è il monito della gara d'andata recuperata appena 10 giorni fa, finita 1-1. Sottovalutare l'avversario è un errore da non ripetere per un Pineto che si gode l'Under Mesisca, classe 2003, rivelazione della gestione Pomante. Sì, è importante domenica e dobbiamo non pensare a ciò che è successo mercoledì scorso e provare a vincere come ogni domenica cerchiamo di fare. Sì, io l'anno scorso sono arrivato a Pineto, mi sono trovato subito bene e poi da quest'anno, sin dall'inizio, sono stato aggregato in prima squadra e poi con il mister Pomante ho trovato più spazio e per questo lo ringrazio. Per il momento il mio obiettivo personale è finire bene questa stagione, poi l'anno prossimo si vedrà, e obiettivo di squadra arrivare più in alto possibile, dai. Gara fondamentale al Castrum Orsini per il Giulianova, che ospita il Monte Giorgio. Dopo il blitz di Fiuggi, la pausa ha permesso al tecnico Bitetto di lavorare con continuità e migliorare la condizione dei suoi. I marchigiani sono risaliti a metà classifica e respirano. Ora sono attesi da una 3 giorni abruzzese, prima Giulianova, poi il recupero di Notaresco. Il Giulianova si affida alla giovane coppia Paudice-Barrafante per centrare 3 punti fondamentali per la rincorsa ai play-out.